Benvenuti da Sime Garden, il garden di Napoli, e andiamo un po' alla scoperta di questo centro giardinaggio. Sime Garden nasce nel lontano 2000, è un'attività che adopera sul palcoscenico campano da quindi oltre 22 anni. Qui entriamo in questo mondo dedicato alle piante e da questa parte troviamo l'area fioritura. Questa è un'area che a seconda delle stagioni cambiano i colori, cambiano i soggetti, cambiano i protagonisti. Quindi è un'area sempre molto fiorita. Andiamo. Salve, buonasera. Qui troviamo, ad esempio, ci sono i bulbi. Queste erano tutte le bulbose autunnali dalla fioritura primaverile. Poi troviamo dei ciclamini, le prime primule. Siamo a ridosso dell'anno nuovo, al ridosso del 2023, oggi è 30 dicembre. Queste sono le primule. Poi troviamo delle piante, queste sono piante da ombra, ad esempio. Da quest'altra parte, queste sono delle bulbose che sono state piantate. E da quest'altra parte ci sono sempre piante da ombra, quindi per facilitare la scelta del cliente, per semplificare il tutto, se hai zone d'ombra qui troverai tutte piante che andranno bene a un'esposizione ombreggiata, dalle felci agli asparagus, felci molto particolari, la Siatea cuperi, la Spheropteris cuperi, il falso papiro, la Dicksonia antartica, le felci arboree australiane. E poi ci spostiamo, passiamo dall'esterno all'interno, quindi a piante da interno, da piante semplici anche a piante più particolari. Qui c'è una zona dove ritroviamo diverse piante, piante che possono andare sia in casa sia in zone come ad esempio un patio, quindi sono delle piante che hanno bisogno di un'esposizione luminosa o anche un'esposizione all'ombra, come può essere ad esempio un ficus ginseng, questo il classico bonsai. Entriamo nell'area tropicale. Qui troviamo un po' il mondo che spesso vediamo anche dai social, quindi troviamo da piante più semplici che conosciamo un po' tutti a delle piante un po' più rare, passando anche per quelle che sono le baby plants. Quindi qui si trovano sia delle piante piccole, se ci piace coltivare e vedere tutto il processo di crescita, quindi prendendo una baby plant come quella, me ne prendi una. Per chi piace coltivare una pianta, vedere la sua crescita, ad esempio questa si trova in un vaso da 6 cm, quando riceviamo una pianta del genere cosa bisogna fare? Possiamo lasciarla qui temporaneamente, ma anche trasferirla in un vaso leggermente più grande e assistere alla sua crescita, quindi imparare a curare, imparare a coltivare una pianta da quando è piccola a quando poi sarà grande. Oppure se ci piace inserire già delle piante più grandi in casa, troveremo comunque dei protagonisti giusti. Lì ad esempio vediamo dei ficus lirata già dalle grosse dimensioni, per passare a una pianta intermedia come una Monstera deliciosa. Adesso spostiamoci da quello che è l'ambiente domestico e andiamo a scoprire un po' quali sono le protagoniste all'esterno. Adesso ci spostiamo e andiamo a scoprire un po' l'area esterna dove ci sono tanti alberi, tante piante, tanti arbusti, cespugli, tutto quello che riguarda l'esterno. Qui troviamo tutta l'area dei cespugli mediterranei, sulla sinistra. Su questa lingua di terra ci sono le xerofite, quindi torniamo un attimo dietro. Eccole qua, queste sono le xerofite. Piante desertiche o semidesertiche. Questo è il palmeto, dove ci sono tutte le palme, palme anche molto particolari. Proseguiamo verso la zona degli ulivi, qui ci sono diversi ulivi sia di piccole dimensioni, un po' più grandi come questo sulla destra ad esempio. E qui ci sono diverse palme,
diversi alberi, c'è il nostro orto, la zona dove abbiamo il prato a rotoli. Questa zona, possiamo vedere, c'è il prato a rotoli. Questo è il nostro orto invece, dove coltiviamo le orticole stagionali. Eccolo qui. E poi ci sono diversi alberi, tutte alberature. Qui davanti adesso stanno facendo dei lavori nella zona alberi. E davanti c'è il bosco. In quest'area ritroviamo diversi alberi. L'idea qual è? Che quando il cliente si immerge in questo percorso potrà riuscire a immaginare anche un po' l'albero nella sua casa, nel suo giardino, e magari in questo percorso può vedere delle piante molto interessanti, tipo una Quercus suber, la quercia da sughero. Questo è il sughero e la corteccia è il sughero, una pianta davvero straordinaria. O un corbezzolo, una pianta della macchia mediterranea, e magari, se fortunato, in questo periodo invernale può anche assaggiare uno di questi frutti molto particolari. Quindi qui ci sono piante di dimensioni piuttosto elevate, diversi brachichiton, anche queste sono piante molto interessanti. Guardate qui che forma, davvero molto rilassante, devo dire la verità. Questa è una pigna. Questa quando arrivava era piccolina, poi è diventata gigante. Ci sono anche piante strane, piante particolari, piante contorte. Difatti fa proprio il suo nome, nocciolo contorto. Guardate che pianta. Sicuramente dal punto di vista ornamentale è molto particolare. E poi c'è un'altra cosa particolarissima, non so se l'avete mai visto. L'albero del falso capocco. Questa è una chicca proprio, eh? Quel frutto che vediamo lì su ha un esocarpo legnoso molto difficile da rompere, e all'interno troveremo un tessuto lanuginoso. Si tratta del falso capocco, non del capocco. È la ceiba speciosa, chiamata anche come palo borraccio per questi aculei che presenta lungo il tronco, lungo il fusto. Palo borraccio, secondo diverse tradizioni, soprattutto sudamericane, in particolare argentine, dicono che in pratica gli ubriachi, in giro per la città di Buenos Aires, in cerca di un posto dove poter appoggiarsi perché barcollavano, si appoggiavano a questo tronco e trovavano sicuramente conforto, perché appunto. Abbiamo ottenuto anche un bel bottino, sono riuscito a prelevare un frutto della ceiba speciosa, della corisia, il falso capoc. Guardate, sembra, magari dalla forma può somigliare a un mango, molto strano, però non è ancora pronto, non è ancora maturo, quindi l'ho tolto dalla pianta, ma non è ancora pronto. Qui siamo nel reparto dei cespugli mediterranei, meglio dire cespugli a clima mediterraneo, sia cespugli che arbusti. Quindi qui, se vogliamo creare delle fioriere, se vogliamo creare delle aiuole all'esterno, in pieno sole, in zone parzialmente soleggiate, troveremo i protagonisti giusti. Qui invece ritroviamo tutte le piante da frutto. Adesso è la stagione dei frutti, siamo in inverno. Quindi qui troverete una selezione di piante da frutto che possiamo piantare durante il periodo invernale, a cavallo tra dicembre e febbraio, quindi prima della primavera. Un altro reparto importantissimo riguarda quello degli ortaggi e degli aromi. Il periodo migliore per ortaggi e aromi è sicuramente quello primaverile, estivo, e quello autunnale. Da quest'altra parte invece entriamo in un altro mondo, quello degli agrumi. Troviamo da agrumi piccolini fino a piante molto più grandi, quindi fino a dei limoni dalle grosse dimensioni, delle piante giovani di 1-2 anni, a piante molto più grandi. E qui avete comunque una selezione piuttosto vasta per scegliere
la pianta giusta per il vostro ambiente, per la vostra casa, per il vostro giardino. Nel reparto delle succulente e delle cactacee ritroviamo tante piante molto particolari, delle piante anche intelligenti. Perché cosa hanno fatto? Con l'evoluzione queste piante hanno sviluppato delle tecniche, hanno sviluppato dei tessuti succulenti, delle strategie per andare avanti in dei climi ostili, in dei climi dove magari non ci sono piogge, dove le piogge sono molto limitate. E quindi qui ritroviamo tante piante, tra cui anche alcune delle mie piante preferite, tipo questa, che è un Pachypodium lamerei, un esemplare di Pachypodium. E d'altronde quest'anno in estate è fiorito e la fioritura è durata diversi mesi. E lì invece c'è la Dracaena Draco. La Dracaena Draco perché è chiamata così? Perché la linfa è di colore rosso, come con questo nome fantasioso, il sangue del drago. Quindi se noi adesso effettuassimo un taglio, inizierebbe a colare della linfa di colore rosso. Una pianta davvero straordinaria. E questo è un esemplare abbastanza giovane. Poi ritroviamo anche piante più piccoline, quindi non solo esemplari grandi, anche dei cactus, delle succulente molto piccole. Quindi c'è una vasta scelta. E anche piante molto particolari. Adesso siamo arrivati nel reparto dei vasi, vasi da interno o vasi da esterno, quindi vasi di coltivazione, vasi autoirriganti, tutti i vasi possibili e immaginabili li trovate in quest'area del garden.